Presidente, la vicenda Moro si arricchisce sempre di particolari nuovi. Adesso c'è questa dichiarazione che sembrerebbe essere stata rilasciata da Raffaele Cutolo. Lei che cosa ne pensa? Guardi, io quella dichiarazione non l'ho letta perché era segretata. Il segreto esiste anche per me. Io ho fornito a mia volta una testimonianza davanti alla Commissione Moro e anche quella è stata segretata. Quindi spero che finalmente questi atti vengano desecretati. Però per quanto mi riguarda, oggi ho letto anche il contenuto della dichiarazione resa da Raffaele Cutolo ed è molto importante. Perché? Perché è vero che io queste cose già le avevo scritte nelle sentenze e l'ho scritto in un libro che è stato pubblicato nel 2013, cioè consiste questa dichiarazione nel fatto che Cutolo aveva offerto attraverso il suo avvocato di fiducia al ministro Cossiga l'indicazione della prigione per liberare Aldo Moro. Questo è scritto a pagina 209-210 del libro I 55 giorni che hanno cambiato l'Italia. Ebbene, a questa offerta di collaborazione per trovare la prigione che era in via Montalcini numero 8 interno 1, lui si è visto rispondere che non doveva più interessarsi di questa cosa. Gli è arrivata attraverso il sottosegretario Lettieri un messaggio scritto in cui si dice: Don Raffaele, facetevi fatto vostro, cioè a parte questi particolari secondari, resta il fatto fondamentale che la prigione è stata per 55 giorni in via Montalcino numero 8 interno 1, che lo Stato aveva la possibilità di liberare Moro e questo non è avvenuto, quindi ci sono state delle gravi omissioni che sono addebitabili al Ministro dell'Interno, così come anche al Presidente del Consiglio che era Giulio Andreotti. Quindi in sostanza non l'hanno sorpresa queste dichiarazioni? No, mi ha preoccupato perché non aveva mai fatto una dichiarazione Cutolo in questo senso, invece adesso ha fatto questa dichiarazione e ha fornito dei ulteriori particolari. Però io temevo che lui potesse depistare dalle indagini, perché si tende a spostare la prigione di Moro da via Montalcini in altro luogo, per esempio a Fiumicino. Questo perché? Perché si vuole evitare che vi siano delle responsabilità sui politici che avrebbero dovuto dare l'ordine di intervenire. In realtà l'ordine doveva darlo il magistrato, non i politici. Cioè il sequestro Moro doveva essere gestito dal procuratore della Repubblica e poi dal giudice istruttore. Invece questi sono stati tenuti fuori e a decidere poi il destino di Moro è stato il ministro dell'Interno, il Presidente del Consiglio. Ma queste cose sono state confermate anche da altri testimoni che io l'ho sentito, cioè brigadieri della Guardia di Finanza, brigadieri dell'Esercito, un sottufficiale dei Carabinieri che faceva parte della squadra dalla Chiesa e persino dal generale Bozzo, che ha parlato della scoperta della prigione che è avvenuto prima del sequestro di Aldo Moro. Va bene.